Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Dissidia Final Fantasy per Omnia e oggi video pull. Oggi video pull perché ho la paura, in teoria, di restare comunque indietro con molti contenuti, perché purtroppo ormai tra Ever Crisis, Dissidia per Omnia, le live, diciamo, il materiale è veramente veramente tanto, quindi cerco di distribuire il tutto il più possibile. Ovviamente faremo poi successivamente l'evento e tutto il contenuto di Opera Omnia in live, però essendo che oggi tra l'altro è anche Halloween, quindi giorno 31, sono impossibilitato dal fare una live specifica per Dissidia, quindi farò comunque uno speciale Halloween e quindi di conseguenza il tutto verrà slittato nei giorni successivi. Detto ciò, oggi che facciamo? Oggi andiamo a pullare Angeal. Ovviamente il personaggio di Angeal è un personaggio che sicuramente vado a pullare, lo aspettavo in un certo senso perché comunque sia fa parte comunque del mio Final Fantasy preferito, poi è comunque un personaggio decisamente forte, anche lui ha una meccanica molto particolare. Credo che comunque si avvicini tanto ad Astos e anche a Rufus, in quanto abbia questa meccanica con gli HP che vengono accumulati e quindi prodotti come danno successivo, quindi voglio studiarlo bene. Me lo sarei immaginato forse un po' più tankoso rispetto a, diciamo, rispetto a Zac, no? Quindi una versione magari uno Zac 2.0, quindi un DPS che comunque era anche ibrido. Come tank, da un lato lo è, perché appunto gli HP che lui comunque immagazzina nel suo buff vengono rimossi qualora subisca dei danni, però non è effettivamente quel tipo di tank che protegge comunque anche gli altri giocatori. Ovviamente non pullerò sul suo banner principale, perché come notate Angeal praticamente ritorna insieme a Kaizit. Kaizit io non possiedo la BT. E dato che comunque possiedo i token, perché ho i token della BT, non avendoli utilizzati con Selfie, fortunatamente, posso utilizzarli qua. Quindi qualora io dovessi trovare la FR di, diciamo, tutto il kit, no, di Angeal, compresa ovviamente la FR, e magari riuscissi a trovare anche Kite, uso i token e prendo praticamente due personaggi al prezzo di uno. Quindi direi che la spesa è assolutamente valida. Abbiamo tre ticket viola semplicemente perché l'evento scorso era una Memorial Battle Hall e la Memorial Battle non possiede la Reshin Ryu, quindi di conseguenza non possiamo ottenere il ticket in più dato dalla difficoltà Reshin Ryu. Quindi vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Allora, intanto abbiamo la prima pullata che non è andata benissimo. Niente, ultimamente non pullo più come una volta. Anche su Ever Crisis, non so se vedrete prima il pull di Ever Crisis o questo, ma penso che vedrete prima quello di Ever Crisis. Diciamo, non stanno andando per il meglio. Anche le pullate su Ever Crisis ultimamente mi stanno un po' abbandonando. Quindi, ok, Pain e Kaizit, che comunque, vabbè, io già possiedo praticamente tutte. Tra l'altro non mi è uscito niente di Angeal. Non mi è uscito niente di Angeal. Allora, vediamo oro. Niente, Pain, mono oro di Pain. Mamma mia. Orribile queste pullate. Allora, 6 ticket per sport. Poi andiamo giù con qualche ticket, vediamo com'è la situazione. Se no, utilizziamo le gemme. E buonanotte a tutti, senza nessun problema, però
qualche ticket sicuramente lo vado ad usare. Almeno questi 80 ticket sicuro. E poi non lo so, magari un altro centinaio, giusto per fermarci magari a 500. E mio ticket azzurro, skip, niente, va bene, ci sta. Ancora ticket azzurri? Madonna mia. Solitamente con i ticket bene o male anche una orb dorata è... Ecco, tipo così. Vediamo se... Oh, ok. Niente, pain. Tra l'altro neanche un'arma di Angillo mi è uscita, eh? Cioè, incredibile sta cosa. Cioè, non ho neanche sbloccato il personaggio di Angillo. Perché ovviamente lo sbloccherei se pullassi le sue armi. Niente, neanche una. Incredibile sta cosa. Niente, Tancred. Vabbè, sì che effettivamente qui non ci sono le armi di Angil, ora che ci penso, perché giustamente qui c'è Kite. Quindi è vero, effettivamente io sto pullando nell'altro banner. Che a questo punto sarebbe un po' una stronzata. Almeno, i ticket qui sono una stronzata, effettivamente. Perché non ha senso. Quindi sì, effettivamente non ci stavo pensando più. I ticket dobbiamo buttarli qua. Perché qui almeno possiamo trovare le altre armi di Angil. Ok, la 15. E tra l'altro non è neanche la sua. Ecco, inventario pieno, perfetto. Ok, svuotato un po' l'inventario. Madonna mia, comunque veramente incredibile, neanche un'arma di Angil ancora. Vediamo se almeno un'arma dorata di Angil mi esce, perché cioè proprio sembra che non l'abbiano inserito nel mio gioco. Sì che nell'altro banner effettivamente mi ero dimenticato, cioè mi sono letteralmente dimenticato che stavo pullando da Kite Sith, perché lì i ticket sono bruciati. Niente, Rex. non mi escono le armi di Angil. Allora vabbè, tiriamo qualche altro ticket visto che li ho sprecati dall'altro lato. Ah, FR di Kite che... Ah, qui c'è stata una laggata però, quindi mi sa che qui abbiamo preso la FR di Angil, perché ho visto una laggata, ho visto una bella laggata, quindi potrebbe essere. Diciamo che devo prendere anche il resto, perché la X posso prenderla coi token. Ah no, ecco, la X c'è pure. Eccolo qua. Ok. Ok, quindi diciamo che fondamentalmente le armi più importanti, vabbè, mi serve la LD effettivamente, le abbiamo trovate. Ora devo cercare la LD. Oddio. Back to back con Orb Viola addirittura. Da quando niente a quando... From zero to hero praticamente. Beh, se mi uscisse la LD e BT qui addirittura sarebbe un colpaccio ancora più grosso. Questa è la 15 di Rex. 5, ovviamente. No, un'altra FR di Angil, ma va benissimo. Mi sta assolutamente bene. Devo trovare la LD.
Mi serve trovare l'LD. Una volta trovata l'LD, il resto posso acquistarlo con i tokens. Quindi non c'è problema. Anche perché la X ce l'ho, la FR ce l'ho. Poi 15 e 35, vabbè. Diciamo sono il minimo. Il minimo da acquistare, diciamo, tramite. Eccola qua, perfetto. Tramite i tokens. Tra l'altro, altra X. Va bene, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo fatta. 450 tickets, precisi precisi. Peccato per Kite. Mi sarebbe piaciuto avere anche la BT in questo caso di Kite. Però ovviamente non ce li vado a spendere i tokens, o non vado a spendere addirittura altre gemme, sinceramente, per la BT di Kite. Preferisco andarmi a spendere i tokens per la BT di Angel. Quindi il banner posso tranquillamente chiuderlo qua. Anzi, andiamo a controllare bene se abbiamo tutto ciò che mi serve, perché è un attimo poi magari fare un fail in questo... No, ho sbagliato, scusatemi. Allora, che poi oddio, potrei guardare anche da qua, forse mi sbrigo anche prima. Allora, la BT non ce l'abbiamo, FR ne abbiamo trovate due, LD ne abbiamo trovata una, X ne abbiamo trovate due, quindi ok, 15 e 35 ovviamente le prendiamo a parte. Allora, andiamo a vendere due doppioni, perché appunto abbiamo i doppioni delle BT da vendere, perché come notate ho 40 tokens, però io ho praticamente i doppioni da vendere, come ad esempio il doppione di Selfie e il doppione di Kelger. Quindi andiamoli a vendere, ci prendiamo i nostri bei 10 token BT. E successivamente li andiamo a spendere su Angel. Ecco qua. Bene, così, senza problema, senza stress. Non c'è nulla da vedere. Questi sono tutti i tokens che ci sono stati dati. Ecco, questi sono la nuova tipologia di tokens che viene data tramite gli eventi, vedete? Quindi è possibile ottenere poi diverso materiale. Che sinceramente parlando, addirittura anche gli ultima core che finalmente sono disponibili nello shop, però anche i nuggets qui sono assolutamente validi. Però deciderò poi con calma che cosa prendere, per il momento sto tranquillo, quindi va bene così. Ok signori, detto ciò, abbiamo pullato, non è andata malissimo, non è andata neanche benissimo, diciamo che è andata come doveva andare. Cioè, quello che volevamo l'abbiamo preso, senza strafare. Peccato per Kite, però niente, ci abbiamo provato. L'importante è che comunque ci abbiamo provato. Detto ciò, vi aspetto prossimamente con Angel Maxato per fare ovviamente il suo evento. E poi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Quindi, bye bye!